mattina mi sto svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Quella che è il filo di una democrazia vera, fatta di uguaglianza e di socialità. Quella che vuole la democrazia, come il teatro, la testa, e tutto quello che partevano e si impegnavano per la vita. Così oggi è una grande festa, e la memoria finisce la riflessione, dell'impegno antifascista, della volontà di una scena da tutti, con un avanzamento generale della lotta al socialismo e della democrazia, della riaffermazione dei valori profondi della resistenza e della Costituzione. Viva l'Italia, viva la resistenza, viva i partigiani! Sul punto avanzata la resistenza
della resistenza alla lotta armata delle unità partigiane, nelle città, nelle pianure, nelle montagne, e quella combattuta dalle unità ricostituite del nostro esercito. Credo che, come sempre, dobbiamo essere anche grati a tutti coloro, a quei giovani che vengono da altri stati ad aiutarci a ritrovare la libertà, a quei giovani americani, inglesi, francesi, polacchi, dei tanti paesi alleati che versarono il loro sangue nella campagna d'Italia. Senza il loro sacrificio, probabilmente anche il sacrificio di tanti partigiani, di tanti italiani e italiane, forse avrebbe rischiato di essere vano. E in questo movimento di cuore vi erano tra loro persone in gruppi molto diversi. Vi era chi pensava soltanto alla libertà, chi sognava di instaurare un ordine sociale e politico diverso, chi si considerava legato ad un giuramento di fedeltà alla monarchia e così via. Ma tutti seppero accantonare le differenze che c'erano state fino a quel momento, anche le più profonde, per combattere insieme il nazifascismo. E così si unirono i comunisti e i cattolici, i socialisti e i liberali, gli azionisti e i monarchici di fronte a un dramma comune, scrissero ciascuno la loro parte di storia, una grande pagina della nostra storia, una pagina sulla quale si fonda la nostra Costituzione, sulla quale si fonda la nostra libertà. E fu proprio nella stesura della Costituzione che la saggezza dei leader politici di allora, che voglio ricordare, da De Gasperi a Togliatti, da Ruini a Terracini, Nenni, Pacciardi, Parri, riuscirono ad incallare verso un unico obiettivo, che era quello di scrivere la Carta Costituzionale, e misero da parte tutte le divergenze iniziali, tutti i problemi che legavano quel periodo il mondo italiano. Ecco, allora il nostro dovere è tenere alti i valori civili, politici, che animarono la resistenza e che oggi ritroviamo nella nostra Costituzione repubblicana. Perché nulla può essere veramente detto di averlo conquistato per sempre. Giustamente in piazza si dimostra, giustamente in piazza si portano i problemi, giustamente in piazza ci si confronta sui problemi. Non dobbiamo avere paura del confronto, la democrazia è fatta di confronto, anche l'uno, anche altro, guai a chi si tira indietro, perché questa è l'anima della democrazia, questa è l'anima che i nostri padri costituenti hanno voluto dare e imprimere sulla nostra Carta Costituzionale. E la nostra città non è seconda a nessuno in questi valori e in questa memoria. Noi ci ritroviamo spesso nelle piazze a ricordare i nostri operai delle patrie che si furono deportati nei campi di concentramento, il ricordo dei martiri dei figlini, il ricordo degli atti eroici dei fratelli Moretti. Questo dimostra quanto sangue, quanto sudore, quanto impegno e quante vite umane ci hanno dato la libertà sul nostro territorio. La nostra comunità è stata una delle comunità più importanti anche nella regione toscana per far sì che questi ideali si affermassero. E voglio concludere con un passaggio del nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sul 25 aprile, che mi sembra particolarmente significativo. Il Presidente dice: la lotta contro l'occupazione nazista e la dittatura fascista fu anche lotta per dare vita ad una nuova identità nazionale, fondata sui diritti, i diritti che fossero uguali per tutti. La memoria di quella lotta non può certo mantenere vive le divisioni, vuole al contrario rendere più salda l'unità nazionale dell'Italia repubblicana, più salda la democrazia conquistata da tutti gli italiani. Vuole ricordarci che furono gli ideali di libertà e giustizia a dar vigore ai nostri cuori, alle nostre menti e forse alle nostre braccia. Allora capimmo che senza ideali un popolo languido è destinato ad essere servo. Oggi dobbiamo essere capaci di risvegliare in noi quegli ideali e quei valori. Essi furono la nostra stella polare, debbono continuare ad essere. Libertà e giustizia si conquistano
giorno per giorno, affrontando e superando i problemi quotidiani della nostra democrazia. Viva il 25 aprile, viva la libertà, viva il Senato. Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via,